Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko e Alice e bentornati. Ma il mio cappellino dov'è? Cioè, ma tu mi interrompi mentre per cercare il cappellino? Certo, io un video con questi capelli non lo posso fare. Ho i capelli bruttissimi. Strano, non lo dice mai. Dobbiamo fare una compilation in cui Mirko, ragazzi aiutatemi, datemi tutti i numeri al minuto e i video in cui Mirko dice non ho i capelli, ho i capelli brutti, aiutatemi. Siamo tornati sul canale con il video più noioso del mondo. Il video più bello del mondo, che tra l'altro è uno dei video che mi piace di più. Sì, dove lei praticamente spende i soldi, io devo indovinare quanti soldi ha speso. Come autoinfliggersi un male. Iniziamo subito. Questo maglione, Mirko, quanto l'ho pagato? Ma non ti hanno pagato loro per mettere? È bruttissimo. Vabbè. Questo maglione l'avrei pagato 3 euro. Non lo so. Aspetta, che devo prendere il telefono perché non mi ricordo manco io. Ho scritto. Se l'hai pagato di più di quanto ho scritto io, veramente. Ti te lo strappo di dosso. 3, 2, 1, via! 12 euro un maglione. Quanto l'hai pagato questo? L'ho pure pagato scontato, costava 40. Cioè, tu hai pagato questo coso qui 31 euro. Ma così costano, ragazzi, cioè non è. Ma è dai, lana. Ma mia nonna me lo faceva gratis e veniva ancora più bello. Ma è lana, piano che si. Capito, che è lana, non è porcellana. Il prossimo sono queste. Sono stratamarre e stra inguardabili. Però sembrano oddio, sono che morbide. Guardate che belle. Che belle, posso metterle? No, assolutamente no. Però sono inguardabili, bisogna essere onesti. Però sono comode. Però sono di buona fattura, le ho pagate. Ti sto dicendo quanto le ho pagate. Ali, sei pagato delle ciabatte, più di 6 euro. Mi uccide. Cioè, ho pagato io 20 euro quelle dell'Adidas. Queste che saranno del mercato, le avrei pagate. Mercato, ma non scherzare. 3, 2, 1, via. Dai, mi stai prendendo per il culo, Ali. Tu hai pagato 28 euro le ciabatte. Sì, costavano così, sono di marca. Io ho pagato 20 euro quelle dell'Adidas nel negozio ufficiale, sì, Adidas. Ma che... sono scontate queste, costavano 62. Raga, dai, mi sta palesemente prendendo per il no, culo. No, è affarone. Ma tu prendi delle ciabatte e le paghi. Non, fammi vedere lo scontrino perché non ci credo. Non ci credo, ragazzo. Cioè, tu praticamente questo maglione e quelle ciabatte merdose hai speso 60 euro! Questa qui da Bershka l'ho pagata 10 euro. E si vede. Guarda, si vede, è bellissima. Una merda. Ma smettila. Ma... questa gonna qua, quanto l'ho pagata? Mamma mia, questa sembra la tovaglia che mette mia madre per mangiare. No. Raga, questa è una tovaglia. Queste sono le raga, galline, guardate, che sono... bastati un attimo. Raga, è una tovaglia. Immaginate un bicchiere qui sopra. Dai, ma sei antipatico. È una tovaglia questa. No, queste sono le gonnelline che usano negli anime. Uno, facile. Ma quanto l'hai pagato? 14,35, mi hai detto di non metterle virgole. Ti sei avvicinato? Mi sono avvicinato. Raga, dai, ho vinto. Sì, l'ho trovato. Facile! Questo prezzo, secondo me, è giusto. Ma quelli di prima, assolutamente no. Quanto l'ho pagato? Questo l'hai preso nell'armadio di tua nonna. Tu hai dato dei soldi per questa cosa qua? Sì. Ragazzi, Alice ha pagato questo. Ora voi ditemi, io con quale forza posso continuare questo video? E magari ha pure dato più di 5 euro per questa cosa. Beh, ovvio. Vai. Questo è il peggiore dei video che abbiamo fatto dello shopping. Perché almeno lì avevi preso roba un po' decente. Qua no. Dai. Ma no. Vai. 3 euro. Ma cosa dici? Seguitemi sul mio Instagram per vedere gli outfit con questo. 38 euro. È bellissimo. Dai, questa è l'unica cosa carina che hai preso. Un maglioncino. No, anche questo è effettivamente. È bellissimo, questo non ti puoi permettere, guarda. 25. Vabbè, di poco. Di poco, sì, di poco più o meno. No, 7 euro. Ho detto sempre di meno di quanto hai pagato. Sì, speri sempre che pago di meno. Non è che spero, è che queste sono le cose che valuto io. Questo maglione Dolce Vita me l'hai già visto, indossato e ti piaceva. Ma questo qui l'avrei pagato 5 euro. Ma è bellissimo, guarda che carino. Via. Madonna, di pochissimo. Sì. Di poco. Oh, mi sono diventato più. Io avrei messo 8 euro. Però ho detto, siccome sto sempre mettendo prezzi bassi. Però è quello che io li valuto. Però è bello, devi ammetterlo. Questo qua è un cardigan bellissimo, lungo fino ai piedi. Fino incredibile, ha scelto una cosa bella. È bellissimo. Strano, perché lei c'ha dei gusti osceni. Facile. Prende le cose merdose e le paga un sacco di soldi. Prende le cose belle e le paga poco. Che problemi hai? Ok, il prossimo è questa gonna rossa. Ma è una tenda? Sì, sembra un po' una tenda. No, questa è una tenda. È bellissima. Questa, ragazzi, è una tenda che loro hanno semplicemente tagliato e cucito al fondo, sì. Beh, esatto.
Quanto costa? È una tenda, raga, dai. Sì, ma l'avrà pagata tantissimo. Vado. Vedrete. Via. Di poco. Questa gonna. Un'altra tovaglia. Immaginate che ci sia un bicchiere sopra con un piatto e delle posate. E questa giacca insieme. Ah, insieme. Sempre la stessa tovaglia. Hanno messo tipo i bottoni qua per renderla una giacca. Devo fare il prezzo unico totale? Unico totale. 3, 2, 1. Facile. No, mi arrabbio se l'hai pagato più di questo. Bisticciamo in live. Dai, gira. Sì. Sei seria? Fa vedere lo scontrino. Non ci credo. Una tovaglia 107 euro ha pagato. Una tovaglia 107. Allora, adesso è in sconto, ma costava 64 la maglia. Raga, 64 euro questo schifo. È un bel materiale. Questo costava 42 euro. 42,90 euro questo schifo. 107 euro. Questa camicia bellissima, è bellissima, non questa bella. È bella, nulla da dire, questa è bella. Ed è la prima cosa bella che hai preso dopo quella roba amore di mio, rosa. Bellissima. Io, cara Alice, vedi, sono contento quando compri delle cose belle così. Peccato che tu non lo fai mai, cioè, o raramente, facile. Scusate, io adesso non voglio sempre fare. Però questa qui è bellissima. Cioè, adesso io vi metterò in allegato una foto di lei con questa qui per farvi vedere quanto è figa. E l'ha pagata 14 euro. Poi una tovaglia l'ha pagata 107 euro. Ma vi rendete ma conto? Ma questo è sconto. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Vi faccio un esempio. È come se lei comprasse una Ferrari a 5.000 euro e una Panda a 100.000 euro. Vabbè, non sono così stupido. Sì, beh, certo, nei vestiti sì che lo sei, cara. Questo a sto punto, dopo quello che ho visto, dico anche che è carino. Sì, però è uguale all'altro, quindi l'altro l'hai pagato 15 euro, quindi anche questo pure 15 euro. Dai, facciamolo a scoperto, 15 euro, giusto? È giusto. Facile, perché uguale palle all'altro. E infatti l'ho preso nello stesso negozio, ero in sconto pure tutte e due. Ah, pure in sconto, per quindi costa di più di 15. Sì, costava 28. Questa. Sapete cosa? Io sono sicura che dirà che è un sacchetto dell'immondizia, vedrete. Avete presente i sacchi neri dell'immondizia? Sapevo. Ecco, un sacco nero dell'immondizia. Questo, questo è un sacco nero di quelli che poi prendi. Oppure è tipo i pantaloncini di quelli di box. È vero! Sì. Ora faccio box con questi. Bello, bellissimo. Quanto ho pagato secondo te? A scoperta, dai, dillo così a voce. Cioè, guarda, poi si è proprio tagliato quella forbice così. È uno stile bellissimo. Sì, uno stile di chi non c'aveva voglia di fare un ricamo particolare. Quanto l'ho pagato? Dillo a voce. 12 euro. 14. Oh, ma sto migliorando. Sì. Mamma mia, ragazzi. Sono stupendi. Non ti piacciono? Questo qua, questi qua li hai pagati tanto. Perché per quanto siano brutti, sono fatti bene. Sì, sono un bel tessuto. Quindi li hai pagati 30 euro. 35, bravo. Madonna, come stai avvicinando? Ma come mai stai migliorando? Una gonna. Comunque, raga, non vi sta prendendo in giro, ha veramente questi gusti. Oh, senti, ma se mi piace, cosa devo farci? Ma che brutti che sono, mamma mia. Cioè, ma non, cioè, per te, ma secondo te è brutta? Tu, da tutto quello che mi hai tirato fuori, tre cose mi piacciono. E la cosa, la cosa assurda è che l'hai pagata un caso. Questa qua l'hai pagata tipo per me 5 euro. Però 8. Volevo dire 12. Ragazzi, volevo chiedervi una cosa. Nei commenti scrivetemi sinceramente, ovviamente, cosa vi è piaciuto e cosa no. Che ci tengo a saperlo. Dai, smettila, stupido. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Se volete una terza parte, fatemelo sapere, così io faccio altro shopping e Mirko è contento. Avete presente tipo buttare i soldi? Ecco, per lui è buttare i soldi. Io mi vesto veramente così. Cioè, come potete vedere, è un abbinamento che non c'entra niente. Ma senti, ma io posso vestirmi come piffero? Perché quello, è uno, quello lì è uno stile completamente diverso dal maglione. No, sto da Dio, ragazzi. Ma non stai da Dio, te lo posso assicurare. Sei bella, quindi pensi che ogni cosa che ti metti è bella. Ma non è che così. Che carino, hai detto che sono bella. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata è la coppia che scoppia. Sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.